Soprattutto ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Sono Gio, in questo video ci troviamo, come avete potuto leggere dal titolo, su un nuovo video in cui andremo a parlare dei rumors che riguardano il Galaxy S8. Ne sono usciti dei nuovi, sono pochi ma molto interessanti. Io direi quindi di andarli ad analizzare proprio in questo video. Prima di iniziare con i rumors, volevo partire con una news che avevo già detto in precedenza, negli scorsi video, o meglio quella della colorazione blu coral per quanto riguarda il Galaxy S7 Edge. A quanto pare è stata confermata l'uscita a fine novembre, inizio di dicembre, addirittura con un video da parte di Samsung Mobile, veramente molto interessante, che va a presentare questa nuova colorazione che mi è piaciuta veramente molto. Partiamo invece adesso con i rumors. La prima che volevo affrontare era quello che riguardava il design dello smartphone, che a quanto pare Samsung, in base agli ultimi rumors, si dice che voglia abbandonare il vetro posteriore per andare verso un alluminio. Alluminio che ci sarà di colorazione nera, grigia, blu corallo e oro. Allora, la vedo una cosa non proprio fattibile, anzi secondo me non succederà tipo mai nella vita, ma rimarremo sempre con il vetro, e lo spero sinceramente perché mi piace veramente tantissimo. L'estetica dello smartphone di vetro, per quanto riguarda la parte posteriore, mi piace, cioè è bellissima, e non penso che Samsung possa fare una cosa del genere. Quindi non lo so, lo vedremo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece gli altri rumors, parliamo della nuova scheda tecnica, perché a quanto pare è trapelata questa cosiddetta scheda tecnica. Principalmente sono trapelati alcuni dettagli, come per esempio uno Snapdragon 830 o Exynos 8895, a seconda comunque del mercato di provenienza, e con un processo produttivo a 10 nanometri con 6 GB o 8 GB di RAM. Quindi a quanto pare andremo incontro ad un processore veramente molto potente, e quasi sicuramente, questa è una cosa che già abbiamo detto prima ma a quanto pare è stata confermata anche dai rumors attuali, si avrà uno schermo 5.5 pollici con risoluzione 4K. Comunque, se vi chiedete perché stia guardando a quella parte, perché leggo le cose che mi sono scritto prima, perché ho preso qualche appuntino. Ma comunque direi di andare verso le altre news. Volevo parlarvi di una cosa che ormai tutti sul web stanno parlando, o meglio, Samsung regala S8. Ne ho parlato anche io in uno scorso video, ma soltanto accennando questa piccola cosa. In questo video volevo spiegarvi meglio come dovrebbe funzionare una cosa del genere. A quanto pare Samsung vuole fare una mossa del genere per il riacquisto della clientela, perché tutti i possessori del vecchio phablet Galaxy Note 7 sono passati all'iPhone 7, o meglio lo stretto concorrente per quanto riguarda la gamma phablet. Quindi Samsung vuole premiare in un certo senso tutti coloro che sono restati fedeli a Samsung. In che senso? Tutti coloro che hanno acquistato il Note 7 e sono passati da una versione top di gamma, quindi S7 Edge ed S7, saranno premiati tramite lo scambio della loro vecchia versione con la nuova versione, quindi parliamo di S8. Potrebbe succedere, io lo spero, visto che sono uno di quelli, ma lo vedremo soltanto nei prossimi mesi, quindi precisamente verso marzo. L'ultimo rumor che andremo ad analizzare in questo video è quello che riguarda l'impronta digitale, perché a quanto pare Samsung vuole spostare l'impronta digitale. In che senso? Eliminarla dalla parte anteriore per posizionare la parte posteriore sotto la telecamera. Perché questa cosa? Visto che lo schermo dovrà occupare il 90% della parte anteriore, vorrebbe, diciamo, migliorare il design facendo questa mossa. Potrebbe essere utile, ma allo stesso tempo no, perché una volta posizionato lo smartphone su un piano, non ci sarà possibile sbloccarlo tramite l'impronta digitale, ma soltanto tramite un codice oppure il segno. Quindi ragazzi, io direi che per questo video potrebbe anche bastare. Come al solito invito a lasciare un bel pollice in su, a commentare e a iscrivervi al canale se come l'avete fatto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e di questi rumors. Prossimamente uscirà un video in cui andremo a fare un confronto tra un bel po' di cuffie, visto che me l'avete chiesto in moltissimi. Quindi nulla, vi lascio ai prossimi video e un saluto da Apple Droid.